sono Flavio, il mipolo con la camicia. Meglio, rifallo. Ehi, sono Francesco, il mipolo con la camicia. Sono il ludo e crudo con la camicia. Cercatemi su Instagram e su YouTube. E sono qui per conto del Flavione, che purtroppo oggi non poteva esserci. E siamo qui al padiglione Carducci del Luca Comics per vedere le novità ludiche di quest'anno. Assieme a me ci sono Andrea detto Tuco, che è al cellulare, Ale detto Alessandro dietro la pubblicità dei Giochi Uniti, abbiamo Eleonora che sta filmando, abbiamo Harry detto Papuzio alla seconda camera, alla seconda unità. Hanno accettato il gramo compito di sopportarmi per due giorni. Questa è la seconda giornata, siamo domenica 3 novembre, e mi accompagneranno lungo gli stand a molestare i dimostratori dei giochi. Disclaimer numero uno: solitamente i video li faccio in inglese, ma lo farò in italiano per oggi, non perché sono bravo in inglese, ma perché balbetto meno. Disclaimer numero due: dovevamo venire vestiti da fantascatti, come potete vedere, ma ad Eleonora non piacciono i cosplay e ho optato per il cosplay migliore, quindi camicia a tema floreale e furto d'identità. Disclaimer numero 3, non diremo troppe baggianate, questo video comparirà sia nel mio canale Instagram che in quello del Flavione. E 3, 2, 1, iniziamo! Compare dove? Abbiamo... Sto davanti a te. Davanti a me? No, camicia azzurra che sta giocando. Ah, ok. Che figura che si chiama? Scusate, avrei fatto un pessimo figura. C'è la foto. Ah, anche ieri l'ho visto col cappellone. Per chi non lo capiva, c'è la foto. Non... Ho visto il cappellone ieri, non sapevo neanche di faccia. Fare un video? Stando della Cranio Creations qua, con qualche ragazzo della Cranio, qualche titolo nuovo suppongo, per cui anche non vedo barrage, ma dovrebbe essere in giro. Ci sono gli scontoni, gioco dell'anno abbiamo il Dorado, deve essere interessissimo. Si tratta di un bellissimo deck building con percorso e appunto migato. Oggi la situazione è ancora un po' più vivibile rispetto a ieri, perché ieri è venuto giù il diluvio universale e il padiglione Carducci era gremito di gente. Da ottimo misantropo quale sono, riesco a vivere la situazione in maniera più allegra. Un saluto ai ragazzi della Genos. Siete in diretta mondiale. Così. Se il video fa views, che c'è di bello quest'anno alla Genos? Abbiamo Tapestry, abbiamo Blue Style Lemon. Ah, Queen's Dilemma, esatto. Poi ci sono i due Brass. Ok, Lancashire e Birmingham. E sempre dalla Hollywood Games abbiamo Simino. Fate come se fosse a casa vostra. Grazie per il rigore, vai. Il gioco che ha lanciato il nostro Flavione. Abbiamo Coimbra che è bellissimo. Wingspan che è ormai entrato nel gota dei gioconi. Il gioco più colorato di sempre, Escape the Dark Castle, titolo del momento da quanto so, famosissimo solo perché ha le miniature colorate. No, vabbè, chissà se lo proviamo oggi. Boh, mi manca Ale, mi manca tutto. Dove sono? Mi sento solo con le piccole telecamere puntate addosso.
mondiale, sta facendo un video per il nipote con la camicia, sono il suo inviato speciale. Lei è della Macamaro, una carissima amica, però ci spiega qualcosa di Michael magari, se vuole. Cielo, se ne spunta la voce volentieri. Diciamo che è un puzzle game dove dovete cercare di risolvere 24 personalità diverse. Siete un'equipe di psichiatri e dovete cercare di risolvere appunto queste personalità parlando con loro e cercando di capire quali sono le loro esigenze. È molto 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 complicato vincere. Ah, ok. Molto. La sfida è 1-4 giocatori, per cui se volete anche da soli potete mettervi alla prova da soli oppure ecco, far lavorare i neuroni insieme agli altri. Mille grazie, Giulia. Grazie a voi ragazzi. C'è spazio ormai da 0. Che sta per diversamente Walter. Qua siamo nell'area German di complessissimo livello, quindi non sono abbastanza bravo da potervi parlare di più. Sono quelli che anche il Flavio ha molta paura di parlarne perché sbaglierebbe tutte le regole. Io forse anche di più, quindi lasciamo questi giochi per gli esperti. Abbiamo Pipeline, di cui ho sentito parlare solo che bene. Fujikoro, che è un gioco che non si chiude neanche. Mentre la pioggia cade torrenziale, ci aspettavamo una cosa del genere. Vuoi sapere una cosa? Volevo farlo da prima questa cosa. Vi eravate messi d'accordo per fare sta gag? Sì. Questa gag però non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo. Devi rifarla un altro paio di volte perché venga bene. Un po' della faccia enigmatica del sangue. Comunque me l'ha dato così, da sotto. Guarda che fa le mossette. Abbiamo appena giocato a un gioco chiamato Adara, è molto molto carino, molto colorato, vedrete un time lapse della partita che abbiamo fatto, molto simile a Seven Wonders, meccaniche abbastanza simili, leggero e gradevole. Giocato a Ocean Crisis, sembra molto puccioso, in realtà il tema è abbastanza importante. Greta Thunberg approverebbe. Si tratta di ripulire gli oceani. Noi purtroppo abbiamo cosa, Ale? Abbiamo fallito miseramente, però è piaciuto. E dunque, da qui è tutto, dal padiglione. Ok, da qui è tutto dal padiglione Carducci, abbiamo concluso, siamo cotti al vapore, siamo stanchissimi ma felici, ho trovato un bel po' di giochi, alcuni non siamo riusciti per via di tempo, per via di stanchezza, per via di calca che c'era. Speriamo che il giro che abbiamo fatto, le cose che vi abbiamo mostrato, che abbiamo giocato, vi siano piaciute, spero che a Flavione piaccia, che approvi il video che ho fatto. Ci ho detto tante c***e. Lo vedete solamente da me su Instagram. Ringrazio i miei compagni di viaggio, Tuco, Alessandro, Harry qua dietro, che è la rappresentanza della stanchezza e dell'onore, che ha filmato per la maggior parte del tempo, senza la quale non avrei potuto fare tutto questo. Ci vediamo presto e